Siamo nel quarto cielo, il cielo del sole. Qui risiedono gli spiriti sapienti, più luminosi della luce del sole, danzano e cantano formando due corone intorno a Dante e Beatrice. I personaggi sono Dante e Beatrice, San Tommaso, Salomone. Dante descrive il movimento delle due corone di beati che cantano e danzano all'unisono, simili a due costellazioni. San Tommaso riprende la parola per spiegare il motivo per cui ha definito Salomone un sapiente senza pari. Solo Adamo e Gesù, infatti, hanno ricevuto da Dio la sapienza massima, mentre Salomone fu il più sapiente tra gli uomini, ma solo nel suo campo, cioè nel governare. San Tommaso conclude dicendo che è bene non dare giudizi precipitosi, specie per quanto riguarda il comportamento morale degli altri.